È normale che arrivati a questo punto del campionato, per la classifica che abbiamo oggi, così una vittoria significherebbe molto sotto tanti punti di vista, a prescindere adesso del derby. Credo che la partita di sabato arriva un po' nel momento giusto, perché, ripeto, un risultato positivo ci può proiettare definitivamente su un qualcosa di bello, di stupendo da vivere con la massima passione l'ultima parte del campionato, poi quindi poi non so dove può arrivare, non so se quello che sta facendo può anche essere il massimo di questo Lanciano, non so se il Lanciano è la classifica che merita, no? Perché ovviamente molti recriminano del fatto dei 18 pareggi e di comunque palle gol subite anche negli ultimi minuti, però tante volte si deve mettere anche di fronte se quello che comunque ha fatto il Lanciano può essere anche visto come un qualcosa di positivo, a prescindere da due punti che possono sfumare all'ultimo o una partita giocata male e persa. Quindi io voglio, in ogni partita o comunque in ogni campionato fino adesso, come ho detto, cerco di prendere sempre qualcosa di positivo, no? Al di là dei punti, il campionato del Lanciano in questi anni, soprattutto in Serie B, dall'anno della promozione, è stato comunque un campionato in crescendo, sotto tanti punti di vista, è cresciuta la società, sono cresciuti i giocatori, e quindi questo già è un segnale importante. Ecco. Il derby poi, un po' come dicono tutti, è una partita a sé, dove poi gli episodi molto probabilmente decideranno la partita, però se vogliamo parlare di forma fisica o di altro, posso sicuramente dirti che la squadra c'è ed è presente. Ecco. Poi comunque a volte quando si parla di derby si dimentica anche chi hai di fronte, ma di fronte comunque è una squadra importante, costruita, non ci dimentichiamo, per vincere questo campionato, perché ha giocatori che avevano proposte importanti da squadre di Serie A e la società credo che ha fatto di tutto per farli rimanere a pescare. Sicuramente troverà di fronte un Lanciano preparato a questa partita, ecco, voglio metterla così.